sta tranquilla, stava scherzando. Pronto, caro? Oh, aga, so io che mi riconosci. Eh sì. E come va, come va? Mi aspetta una giornata di merda. Perché? Devo fare per forza dei contratti, sennò mi mandano a casa. Sì. Positivo e convincente. Il trucco è questo. Boh, se lo dici te. Vabbè. Pronto, signora Resse, sono Dante di Gate, matricola 2348. Gate è una società che fornisce gas, acqua, telefono, elettricità in un'unica bolletta con notevole risparmio. Mi ascolti, la nostra offerta prevede gas illimitato, acqua illimitata, elettricità limitata e per il telefono scatti limitati. Come dice, vaffanculo limitato! Ah, tu stavi a dormire. Sì, ma sono le 10:30 del mattino. Ah, fai il guardiano notturno. Vabbè, scusa, mi ha detto male. Pronto, buongiorno, signora Assunta. Sono Dante di Gade, matricola 2348. Gade è una società che fornisce gas, acqua, telefono, elettricità in un'unica bolletta con notevoli risparmi. Mi ascolti, la nostra offerta prevede gas illimitato, acqua illimitata, elettricità limitata e per il telefono scatti limitati. Naturalmente pagando tutto in un'unica soluzione. Come dice? Non ha capito nulla. Mi spiego meglio. Signora, lei quanto paga di bolletta del gas? Buongiorno signor Nando, sono Dante di Gate, matricola 2348. Gate è una società che fornisce gas, acqua, telefono, elettricità. Scusi, che cosa interessa a lei quanto pago io di assicurazione? La prego. Oh, ma che vuoi? Ma basta, Ma che... Cosa? Mi proponi una polizza rinunciabile? Tu a me? Ma tutti a me mi capitano stamattina. Certo, è vero che praticamente siamo colleghi, ma tu c'hai una faccia come il culo! Ma perché con me non funziona? Perché sono negativo e c'ho la voce da perdente. Pure tu! Cioè? Voce più professionale. Per cercare di rappresentare la qualità e la serietà dell'offerta. E poi? Arriva il toro! Sento l'alito caldo sul viso! Non so che fare! Poi fa un passo indietro, si prepara a caricare. Io lo so che se scappo incornerà il bambino, ma c'ho troppa paura e allora scappo! Poi mi giro e vedo il toro alzare il bambino come un fuscello e accanissa su di lui. E poi mi ritrovo davanti a un precipizio in mutanda e canottiera. Abdul, egiziano, amico mio, come stai? E l'affari? Sempre a lamentarti, l'immortale. Senti, ce la fai delle 8:15 a portarmi la solita roba? Sempre la solita. Oh, non mi porta quella dell'ultima volta che ci ho passato la notte in bianco. Era troppo carica.